Il tuo consulente agrometeo ti dà il benvenuto su Agronotizie. Il tempo previsto nei prossimi 10 giorni, con tendenza fino a 15 giorni, ossia fino a metà mese. Fino a giovedì avremo ancora una situazione temporalesca su gran parte del centro-nord, mentre sulle regioni meridionali prevarrà il bel tempo perché qui si sta allungando l'anticiclone nordafricano. Avremo tre fasi: una prima fase tra il 2 e il 6 luglio, quando due perturbazioni atlantiche, una in azione il 3 e 4 luglio e l'altra il 5 e 6 luglio, porteranno temporali soprattutto al centro-nord. Prevarrà invece al sud il bel tempo, ma caldo, appunto per l'arrivo progressivo dell'anticiclone nordafricano. Una seconda fase tra il 7 e il 12 di luglio, quando l'africano si rafforza e si estende a tutta l'Italia. Bel tempo e caldo intenso, ma non avremo valori notevoli. Potremo raggiungere i 35-37 gradi solo su Emilia, Romagna, interno della Toscana, interno del Lazio, sulla Puglia, Lucania, Calabria e Isole Maggiori. Dico questo perché l'aria calda sospinta dall'africano sulla nostra penisola non sarà di origine sahariana, bensì di origine subtropicale atlantica, quindi un po' più mite. Una terza fase tra il 13 e il 15 di luglio, quando l'anticiclone nordafricano si indebolisce un po' al nord per il passaggio a nord delle Alpi di qualche perturbazione che potrebbe portare qualche temporale nelle zone soprattutto alpine e pedemontane. Invece l'anticiclone nordafricano resiste imperterrito al sud e quindi ancora qui bel tempo ma molto caldo.